I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Casa Lotto in TV, yeah yeah yeah. Bonsoir, buonasera a tutti voi, cari amici di Casalotto, terzo e ultimo appuntamento della giornata, come sempre importantissimo, saremo insieme a voi 40 minuti preziosi, preziosi, ci vedremo anche dopo, insomma dopo le 20:30 per gli ultimi 10 minuti della nostra serata insieme, tante cose da dirvi e soprattutto pochi ma buoni i consigli dei nostri esperti. Ciao Marco! Ciao Arianna, grazie, ben ritrovata, una buona serata ai tanti amici di Casalotto sempre su 7 Gold, sì, pochi, davvero pochi consigli. Io cercherò questa sera di convincere gli amici ad usare questo 990 che andremo a vedere scomposto, quindi non è l'ambo più atteso, sono due numeri molto importanti. Parleremo di come è andata ieri sera, perché i 2-9 hanno dato una serie di risultati, sappiamo che addirittura quello di Palermo si è presentato con un terno di figura 9. Parleremo tanto dell'ambo vinto su ruota al primo colpo di gioco con una delle vecchie condizioni di Marco e di Lio, e questo ancora dimostra che dopo più di 20 anni alcuni sistemi funzionano, e mi riferisco al 1573. Poi andiamo a vedere anche un po' di scontrini, che appunto è stato vinto da migliaia di persone, secco o in terzina, quindi un ottimo ambo dal Cagliari Torino che è proprio arrivato, eccolo qua, 1551-73, Cagliari Torino, Torino primo colpo, e poi lo vediamo anche secco, poi andiamo avanti, poi ci dedichiamo con tutta calma, insomma anche oggi pomeriggio ne abbiamo visti molti di più, ma semplicemente un euro, totale 3,250 euro incassati stamattina, ecco, quindi sicuramente un ottimo risultato. Come vedete non sempre solo il 9 e il 90 dobbiamo usare, ma state lì perché anche i consigli di questa sera importanti sono due, non 2000, non 200, non 20. Pochi numeri, ottimi, pronti per domani, quindi state lì. Anticipo un po' le notizie di cui andremo a parlare questa sera. Beh, quanto può valere un caffè insieme a Chiara Ferragni? Un euro. No. Molto di più, ci sono persone che sono disposte a spendere molti molti soldi che poi per fortuna sono stati destinati a scopo benefico. Vabbè. Quindi la Ferragni ha deciso proprio di non tenerseli, di darli in beneficenza. Per, diciamo, sono un po'. Sì, sì. Però davvero io non pensavo che ci sono persone disposte proprio a spendere queste cifre solo per un caffè in compagnia di... Cioè, perché come per Chiara Ferragni saranno tanti altri personaggi. Però a pensarci, adesso vabbè, Chiara Ferragni è un personaggio estremamente particolare, di un mondo particolare, di un lavoro strampalato che forse ancora per chi ha la mia età non ha ben capito come funziona, cioè quindi è un mondo giovane, no? Però se tu pensi in realtà quanto i divi, quelli veri, potrebbero sfruttare a scopo benefico, perché insomma uno non si può vendere per un caffè, insomma è abbastanza triste la cosa, ma può essere invece molto molto carina, perché se poi tu vai a destinare quello che è il risultato di questa operazione, quindi la parte economica, a un ente, insomma a qualcosa, può essere davvero molto carina. Tu pensa se Madonna, adesso mi è venuta in mente una con cui io probabilmente vorrei bere un caffè, poi non riuscirei neanche a parlarci anch'io insieme. Anch'io con Madonna, cioè se personaggi del genere dedicassero, che ne so, qualche ora, no? Quindi ti danno, che ne so, degli step da un quarto d'ora, è una raccolta fondi. Sì. Tu pensa quanti fan, qualcuno probabilmente accenderebbe anche un mutuo, perché non so quanto possa costare con la Ferragni, è però vero. Ecco, io penso la qualunque, una Sofia Loren, insomma, sì, personaggi per cui uno dice scambiare veramente il quarto d'ora, il tempo di un caffè, quattro chiacchiere, no? Quindi gli puoi fare qualche domanda così, beh, guarda che potrebbe essere, loro probabilmente si potrebbero anche divertire, perché
Sono a contatto con un po' di loro fan, chiacchiere. Ma certo, poi insomma, sicuramente sarebbero sempre domande sulla carriera, su cose particolari. Potrebbe essere qualcosa di molto carino invece. Non so però se questi si prestano, perché tanti non sono hanno molta nel loro mondo, quindi non si possono toccare. Poi, avete presente le pubblicità di Celentano? L'ho notato anch'io, che non è che sono molto attenta a queste cose, il volume parte a palla. Ah beh, sì, è vero. Quindi è vero. Parleremo di questo e poi parleremo di un barbiere di 65 anni che è stato arrestato, questo succede ad Hong Kong, che sono molto severi, molto rigidi sulle regole. Ed è stato arrestato perché ha fatto una cosa, era sull'autobus e ha fatto ha tagliato un po' di capelli della persona che era seduta davanti, che stava dormendo. Pensavo avesse fatto una scoreggia e che lo avessero arrestato, dicevo vabbè, insomma, allora sono un po' rigidi, ecco, no, non è molto carino. Sì. E poi no, dico molto rigidi perché io sono a conoscenza di una storia di questo ragazzo che è stato anche lui arrestato perché ha detto una cosa, è stata scambiata per un'altra e quindi sì, una cosa molto... Sempre ad Hong Kong? Sì, sempre a Hong Kong. È un altro mondo. Sì. E poi andremo a parlare delle curvy che sono a quanto pare massacrate sui social e tanto è vero che Zalando ha dovuto cancellare tutti i commenti. Le curvy sono le modelle con le curve. Ah, ok, quelle in carne. Sì, esatto. Perché esatto. Le hanno insultate? Ma che gente assurda. Sì. Vabbè. Quante cose quanto che abbiamo pare, da vedere. Sì, infatti, tante cose ci attendono e vedremo un po' che cosa parlarne. Assolutamente, guarda, non vedo l'ora perché ci sono notizie divertenti e interessanti, io però vorrei a questo punto iniziare per quanto, cosa è successo? Le hai invertite? È un altro giorno? Va bene, e allora andiamo in redazione e andremo in redazione a vedere come il 9 e come il 90 vanno a rappresentare una partenza importante proprio per l'estrazione di domani. Ve lo dico da subito, fate molta, molta, molta attenzione al 9. Anzi, prima di andare di là, vediamo un attimo il quadro estrazionale, perché io voglio darvi questa doppia indicazione considerando che intanto quella di domani sarà nel dettaglio l'ottava estrazione del mese, quindi ci siamo, e ci sono dei rapporti tecnici che vanno a colpire le ruote alte con 90, tra un po' in redazione vedremo illuminarsi Bari Cagliari, nel dettaglio sono proprio i secondi estratti, cioè il 66 di Bari che incontra con perfetta isotopia a Cagliari, che è la sua ruota consecutiva, il numero 24, quella è una somma 90. State attenti perché qui io dovrei ricordare, poi lo farò velocemente perché sapete che una volta in redazione il tempo è sempre poco, il 90 a Cagliari noi lo avevamo già per ieri e non si è presentato. Cagliari con Cagliari, Napoli e Palermo sono ruote storiche per la frequenza del 90 in questi ultimi anni, perché io spesso ricordo che da gennaio 2015, siamo a gennaio 2019, quindi un po' di anni sono passati, queste tre ruote hanno sicuramente avuto con una frequenza altissima il numero 90. Cagliari lo aveva già chiamato, lo sta richiamando, vi chiedo di fare attenzione. Poi parleremo di un ambo interno, quindi insomma nulla di massacrante per il portafoglio su Bari Cagliari. E qui è la classica giocata con il numero 90. Poi vi farò vedere come tra Cagliari e Nazionale c'è in perfetta isotopia il Vertibile, che abbiamo vinto la volta scorsa al primo colpo, e qua si è messo in perfetta isotopia, quindi quel 18 e 81 mica hanno finito. State attenti perché lì arriva il 9 con un ambo ed è il pezzo forte di questo consiglio. Tutto qui, andiamo a vedere dov'è e qual è il contenitore. Eccoci, 895095, lui è il contenitore del 9 e del 90. Il 90, ve lo dicevo dallo studio, lo abbiamo trovato, poi in realtà ce ne sono una serie di condizioni e di ruote, ma diventa importante sull'ottava con le ruote alte, oltretutto sono consecutive, Bari-Cagliari 66-24. Occhio perché questo è veramente un buon 90. Dovessi scegliere la ruota, cioè delle due la migliore, ve l'ho detto prima, Cagliari mi piace di più. Poi stiamo giocando un ambo interno, quindi non è un impegno importante per il portafogli. Fuori uno.
pezzo forte del contenuto, quindi è sicuramente lambo alterno con 90, io vi chiedo di fare molta attenzione al 9. Il 9 con quel lambo, ed è inutile negare che nelle prime 7 estrazioni del nuovo anno il 9 ha battuto il 90, perché anche ieri sera il terno a Palermo di figura 9, gli ambi col 9 su Milano, tutto quello che abbiamo già vinto col 9, ci ricordiamo il 9-21 secco a Bari, insomma c'è già stata tanta roba con il 9, abbiamo vinto molto di più col 9 che col 90. Certo, sabato il 27-72-90 a Venezia è tutta un'altra storia, perché quello era stato un terno secco che però ricordavamo ci ha fatto più arrabbiare, perché essendo un quarto colpo sono più le persone che lo avevano abbandonato che quelle che lo hanno vinto, nonostante poi tantissime amiche, avevamo visto anche tanti scontrini, lo avevano vinto. Ora basta, perché non posso più chiacchierare, vi aspetto dopo il tasto 3, ripeto, un ambo col 9 e a me piace un casino, passatemi il termine, un ambo e un terno con 90 che rappresentano su Bari Cagliari un'ottima possibilità. Tasto 3, vi aspetto. Rete fissa e cellulari, costo basso, contenuto straordinario. Cosa, forse profumo di rosa, 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 il volo di una mariposa che mai si posa, una presenza sinuosa. Aggiungi al nove uno zero e spaccherà il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera, rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra in una nuova era, mostrati per quella che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, vai dove ti porta il vento. Insieme a Chiara Ferragni. Quanto può valere? Pensate un po' che ci sono persone disposte a spendere anche 5.700 euro proprio per un caffè con lei, prontamente girati in beneficenza dalla bionda influencer. Ma io trovo che sia stata bravissima lei e il suo ex fidanzato a cavalcare l'onda del mondo social, quindi a inventarsi questo lavoro, è stata bravissima, è stata un genio. Ecco, qualche scivolone lo stanno facendo. Qualche scivolone lo stanno facendo, però basta vederla sui social, mentre artisti come, non so, Madonna, secondo me hanno davvero tanto da raccontare, potrebbe essere davvero una cosa pazzesca bere un caffè con loro. Ma io sbaglio, visto che tu sei un po' più social di me, mi è capitato di beccare che si pagano delle cifre folli per vederla truccare. Io questa roba qua, davvero, in tutta onestà, ecco, queste robe qui io le trovo un po' nauseanti, perché pagare, se non sbaglio, 600 euro, una roba del genere, per fare il lavoro, per vedere uno che la trucca, insomma, cioè, non lo so, non le capisco. L'ho io probabilmente anch'io. Rimango troppo indietro, cioè posso capire la versione influencer, tutti i vari commenti, le robe, le grandi case che danno, però una roba del genere, cioè... mi viene quasi da dire, no, ma chi ti credi di essere? Cioè, ecco, io non vorrei neanche pagare per vedere il trucca Madonna, ma che me ne frega a me.
Cioè, non lo so. Ma perché, infatti? Perché? Perché pagare per vedere uno che ti sta truccando? Cioè, proprio una roba allucinante. Non la capisco. Ecco, ci sono delle scivolate che non comprendo. Beh, ma che per segreti, essere belli come lei. Allora, ci sono montagne di tutorial per il trucco, se no prendi con 600 euro, vai alla BCM a Milano, la Beauty Center, insomma, voglio dire, io una scuola che ho fatto per 3 anni. Certo. E quindi, costava un po' di più, però comunque credo, ma vai in Rinascente, che ci sono i beauty consulent, quelli veri. Cioè, tu stai vedendo la Ferragni che, vabbè, è fatta così, c'ha la testa triangolare e quindi è un trucco per una testa triangolare. Tu magari c'hai la faccia ovale, rotonda, quadrata, insomma, un'altra forma, non serve a niente. No, non c'entra. Quella roba lì no. Sarà perché è un lavoro che io ho fatto, quindi insomma il truccatore ha fatto parte tra i tanti lavori della mia vita. Anche perché, come dici tu, ad ogni viso c'è il trucco. Ma ogni viso, ogni pelle, ogni colore, insomma non è una roba... Insomma, il trucco personalizzato, se una donna volesse mai, e tante lo fanno per fortuna, perché alcune sono truccate veramente male, si dimenticano di avere un collo, delle orecchie, insomma, quindi vabbè... è una roba complicata, perché puoi giocare con i chiari, scuri, i vari fondotinta appunto per coprire e invece mettere in rilievo. Insomma, è una roba personale, perché vedere una che si fa truccare? Tanto non impari niente, perché non ci vuole tanto, insomma, basta avere un fermo immagine, una qualsiasi foto, non fai altro che sgranare e allargare l'immagine e vedi come è fatto il trucco. Non è che ci siano delle robe o dei segreti pazzeschi, è tutta roba di ombre, chiari e scuri, ben dosati, perché sennò poi diventa un trucco teatrale, è tutto lì. Ma invece chissà chi è che ha potuto spendere 5.700 euro per bere un caffè Fedez con lei? Fedez? Suo marito. Certo, suo marito, per vedere sua moglie, lo so. E infatti non abbiamo detto chi. Io ti pago, beviamo un caffè insieme, così ti do quel che avrei. No, vabbè, adesso scherzi a parte, sono una coppia che anche a me piace tanto. Anche sicuramente a me hanno, piace lui, sono piace dei piccoli geni, quindi hanno cavalcato quello che è un mondo, un periodo, però ogni tanto credo che una giusta critica serva, perché sennò sono proprio delle scivolate. Sì. Insomma, quella anche lì non lo so, perché se sul trucco sono soldi che poi servono per altro, allora uno sfrutta l'immagine, dici faccio del bene, la gente è stupida perché mi paga per vedermi truccare, poi però li do uso in per fare esatto. Non fa parte del mio lavoro, no? Perché io penso che una stupida vada a pagare per vedere truccare la Ferragni. Se qualcuno lo ha fatto ed è dall'altra parte, mi perdoni se si è offesa, ma la trovo una roba assurda. Ripeto, vai in Rinascente, vai in un posto dove insomma c'è di tutto e di più e vedi truccare la gente normale. Quindi se c'hai un difetto, che vanno i brufoli, le macchie, i peli in faccia, vai a vedere truccare la gente vera, non la Ferragni. Certo. Che sicuramente insomma può non essere è così più difettosa. Utile sicuramente. Ah, vogliono farsi una foto con lui, certo, certo, è vero, poi taggano sui social e lì prendono un sacco di like che e giusto. Hanno fatto la giornata, insomma. Vorrei sgozzarmi in diretta così, non lo so. Purtroppo il mondo social è tanto intelligente, questa molto, è la cultura, molto. mi piace davvero. Se andiamo avanti così vedo un futuro roseo, fatto davvero, io non voglio fare il bacchettone, ma c'è cioè non è superficialità, è oltre. Cioè, io posso capire tutto, perché poi l'effimero, il divertimento, la moda, ci sta. Io arrivo dal periodo dove la moda è nata, insomma, gli anni dove ci si divertiva con la moda. Oggi è una rottura, scusate, di coglioni, disumana. Cioè, la moda praticamente non esiste più, è tutto un macinamento, insomma, non c'è divertimento. E devo dire che forse gli anni in cui io avevo 20 anni c'era la follia, no? Nel mondo della moda, ci stava tutto. Ma adesso siamo veramente al limite, cioè, queste robe qui non le comprendo. Se hai a disposizione quella cifra e vuoi imparare, mai fatti un corso che ti trucchi da sole e ti insegnano sul tuo faccione che cosa devi fare. Poi il selfie con quella lì, aspettala fuori di casa, insomma, non lo so, beccala in un altro modo. Però davvero mi rattrista e non capisco. Però poi io conosco alcune persone che sono un po' malate di questo, conoscendole, mi faccio un'idea più globale, proprio... Livello basso, ma basso basso. Va bene, avrò fatto incazzare un po' di persone, non importa. Andammi... l'importante è dire quello che si pensa. Ma certo, ma poi voglio dire, con sono io che rimango indietro. Dire ma sono io che sono indietro e che quindi vado preso e accantonato. Non ascoltatemi neanche, ho idee vecchie, però non ce la faccio. Cioè, mi modernizzo su tante robe, ma su ste robe non le comprendo. E fai bene, posso dirti. Non lo so, perché poi è finto. Cioè, se fossero foto tutte vere, anche lì poi...
che due palle, ora della fine, è sempre la stessa persona che si fa 100 miliardi di foto, ma perché devo seguirlo? Cosa me ne frega a me? Perché una cosa che mette lei è... Ma lei, io penso a tante altre, io... Sì, allora, come personaggio di prendono social. Lei come idolo, no? Quindi lei, ripeto, tornando a monte, tanto di cappello ha creato un mondo inesistente, tanto di cappello, ma tutte quelle mentecatte che gli vanno dietro pensando, no, ai like, ce ne ho 100 e ce ne ho 300 e ne perché ho 400. Credono di diventare come lei, se ma non come lei un pochettino mai. Meno, però c'è gente che lavora, ma anche dei nomi davvero sconosciuti, comunque guadagnano. È un lavoro per loro, perché avendo più di un tot di like, ti regalano prodotti, ma ti pagano per comprare, fare i post. Ma se poi scopri che si possono comprare. Certo, va tutto verificato ovviamente. Però io ho un'amica che lavora in L'Oreal e lei mi parla di queste ragazze che non, nessuno conosce, poi se vai a vedere hanno magari milioni di follower, che per fare una foto e messa lì su Instagram prendono magari 1200 euro e io rimango lì a bocca aperta, perché un conto lo fa Chiara Ferragni, ma se lo fa Pinco Pallino... Vabbè, però tra Pinco Pallino e Chiara Ferragni io non vedo la differenza, nel senso che questa ha sicuramente costruito nel tempo con grande capacità... Però un nome... È diventato un nome, ma sei solo un nome, cioè il problema è che quando noi parliamo di nomi poi associamo al nome... Il lavoro di questo, dal premio Nobel per allo stilista, alla qualsiasi roba, all'attore, il cantante, cioè c'è qui, che cosa c'è? Niente. E quindi... No, niente, però almeno lei ha avuto l'idea, tutte le altre che gli vanno dietro, sì, ok, mi metto questo mascara e lo faccio diventare famoso. Però cioè, non sei un nome, se ti seguono tante persone. Io non capisco e continuerò a non capire, assolutamente. Lasciatemi nella mia totale ignoranza, ma non la voglio neanche capire, questo è il problema. Allora, ho sceso le gambe, vuol dire che dobbiamo andare andiamo in redazione. E allora andiamo a parlare di un'altra possibilità. Attenzione, perché parliamo delle tecniche di Lio e di Marco. Venite con me. Vabbè, allora andiamo avanti. 89 22 77, altro portale straordinario, lui è l'Otto Flash. Ieri sera abbiamo visto prima qualche scontrino, oggi pomeriggio ne abbiamo visti degli altri con il 15 e 73 al primo colpo su Torino. Beh, lì siamo nelle tecniche di Lio e di Marco. Lio vi ricordava essere una delle condizioni chiamate un tempo ambo lunare, era la tecnica lunare. Ambo secco, ambo in terzina, in quartina alla peggio. State attenti, ecco, questo ve lo devo dire, perché l'ambo vertibile, piccolo regalo, 37,73 è atteso ovunque, dai calcoli io e Lio anche con l'estrazione di ieri sera li abbiamo trovati ovunque, quindi occhio a chi lo sta usando. Ora lasciamo stare i risultati, andiamo alle tecniche, perché non basta giocare sempre solo il 9, il 90, sennò diventa tutto davvero molto monotono. Quella è una scelta a livello appunto statistico, ci piace, ci diverte sempre vincere, a volte perdere col 9 e col 90, occhio perché poi noi commentiamo tante altre vincite che appartengono a calcoli. 40-40 Nazionale Venezia, qui andiamo a usare ambo eterno con l'80, quindi è un 80 importante, siamo all'ottava estrazione del mese. E poi qui vi voglio, a parte l'80, ovviamente se l'abbiamo inserito nel registrato è perché reputiamo essere un'ottima possibilità, ne volete una che vale di più? È quella sotto, storico appuntamento Roma-Torino, un ambo interno, sono 20 e uno ormai anni che viene usata, ha ripreso a giugno-luglio dello scorso anno con dei risultati pazzeschi e non si è ancora fermata. State attenti perché questa sorta non di operazione nostalgia, è un ritorno di quelle che sono formule che noi abbiamo continuato ad usare, che in alcune occasioni, in alcuni mesi non hanno dato esito favorevole, ma che hanno ripreso sei mesi fa e non si sono più fermate. Attenti perché poi quello che commentiamo, un po' come il 15 e 73, sono tutte cose vere. Vi aspetto, tasto 3, non ve la perdete, sono due piccole giocate. Tango pulcherrima mano, Basio blanchissime dita, resto con corpo lontano, oh, dolce riverita. Tango d'amore latino,
brillante tango argentino. Sangue qui pulsa in me, tango che muore in caschet, tango un suave bacino, basio la ville di brace, vengo con corpo vicino, oh amare te, me piace. Mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia, d'estasi su un pleno, tango tua pelle rubente, fiuto capilli di fuoco, mordo con punta di dente, te sento in esto ioco. Suave bacino, basio la ville di brace, vengo con corpo vicino, amare te me piace. Oh, 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 la 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 la, tango suave bacino, basio la ville di brace, vengo con mano, basio blanchissime dita, resto con corpo lontano, oh dolce riverita, tango d'amore latino, brillante tango argentino, sangue qui pulsa in me, tango che muore in caschet, tango suave bacino, basio la ville di brace, vengo con corpo vicino. Celentano, sapete che c'è la pubblicità per lo speciale su Adriano e Celentano, prossimamente su Canale 5, e sicuramente avrete notato che quando parte la pubblicità, questa pubblicità in particolare ha un audio folle. Infatti io devo sempre abbassare il volume. Pare che il volume del sonoro, appena compare il promo, si alzi parecchio, causando molto fastidio agli ascoltatori. Non sarebbe la prima volta che le emittenti aumentano appositamente il volume audio di promo, trailer e soprattutto di spot. Mi ricordo l'altro spot dove c'era la pantera che veniva fuori, adesso non ricordo benissimo, anche lì un suono pazzesco, ma non di qualche tacchettina in più, ma proprio un volume folle che proprio ti spaventi anche. Sì, io essendo sordo in realtà apprezzo ma quello anch'io, ogni qualvolta l'audio è alto, perché così insomma sento finalmente. Sì, no, beh, ma insomma devo dire, ma ecco, questa è una cosa che io ho notato e non ho mai pensato, pensa quanto sono invece idiota, che dietro c'erano delle dinamiche, perché io non lo so, pensavo che fosse, io ho una televisione, la mia televisione purtroppo è esplosa, ne ho una piccolina ma veramente terribile che non vedo l'ora di cambiare, che ha un audio che fa proprio schifo di suo, ma proprio ha questa cosa su qualsiasi canale, ah, sì? Quindi che vai dalla Rai, Mediaset, le robe di Sky, assolutamente, si muove molto. Io ho pensato, ho sempre pensato che invece fosse proprio scesa la qualità della scelta audio nella trasmissione, quindi insomma un tempo forse era molto più curata. Adesso tu hai il film che devi alzare a manetta, poi parte la pubblicità, è un'altra roba, quindi è veramente un continuo. Un po' di tempo fa, qualche annetto fa, io non mi ricordo di essere diventato scemo con i telecomandi su e giù e su e giù con l'audio. Probabilmente c'è, secondo me, un po' di, chiamiamola, negligenza, di poco interesse. Magari in questo caso la cosa è voluta e quindi per far risuonare insomma il messaggio. È fortissimo questo trailer, ha un volume ma proprio che ti rendi conto, perché non ha
appunto qualche tacchettina più, ma proprio forte, fastidioso quasi. È per questo che appunto l'ho notato anch'io, che voglio dire anch'io come te, in macchina ho la radio molto alta perché non sento magari benissimo, e, eccetera. Ci dobbiamo salutare. Pubblicità. Per la pubblicità, tra perché poco. Poi ritorniamo. State lì. Stavamo parlando, intanto ben ritrovati, sorda io, sorda te, niente noi. No, però davvero io me ne sono accorta, quindi, e tengo la televisione già a un livello alto, forse per quello, già alto, con la pubblicità di Celentano. Quando iniziano a tremare le finestre, dice, ah, c'è Celentano. Esatto, c'è Celentano, e mi ricordo proprio l'anno scorso, l'ultimo promo che aveva fatto, c'era una pantera, c'era un animale, adesso non ricordo, forse sì, la pantera. Che davvero era fastidiosa. Allora, adesso che mi ci fai pensare, prima di quello che si vede adesso, che abbiamo visto anche un'immagine, è versione vero, cartone. C'era una sorta d'anticipazione del sì. ritorno, è vero, c'era qualcosa di fastidioso. Sì, sì. Però, come ho detto prima, non mi sembra l'unica, ecco, quindi io poi di robe che si alzano, belle toste, ne sento parecchie. Sì. Non so se è voluto o se, come ho detto prima, insomma, un lavoro fatto male in generale sulla rete, perché... Gli spot tendono ad avere sempre qualche... un po' di volume in più, diciamo, detto proprio banalmente, rispetto a magari film o alle trasmissioni televisive. Però questa pubblicità in particolare è veramente pazzesca, cioè non si può non notare. Stavo pensando, è vero che ci sono dei canali, perché io vivo col telecomando sull'audio. Sì, è vero, che devi alzare, chissà, poi abbassi, ecco, questa poi sai alzi, che è poi una abbassi. Roba che dovremmo fare come sondaggio, perché io invece ho sempre pensato, ma anche la televisione che avevo prima, che era un po' più decente, era diventata vecchia, però insomma diciamo di qualità, che è esplosa poco tempo fa, ma la roba era identica, sì. Quindi è proprio un problema. Perché è vero, stavo pensando, se sto guardando la 7... Allora, se c'è la trasmissione in corso devo alzare la manetta perché non si sente mai niente. Quando davano l'ispettore Barnaby non si sentiva. Dopo arrivava la pubblicità, era altissimo. La Rai ha più o meno lo stesso audio tranne il mercoledì sera. Quindi questa sera chi l'ha visto lo devo mettere a 45 perché sennò non sento una parola. Quindi davvero c'è un lavoro dietro l'audio da casa. Sì, sì, è vero, ecco. È vero. Dovremmo farlo come sondaggio. Devi sempre avere il telecomando a portata di mano perché sennò o sì, non sì. senti niente o ma senti ma un po' di tempo fa passi. Non era così, perché ognuno di noi più o meno impostava la televisione su quella roba lì e più o meno, dai, si sentiva quasi tutto. Sì. Non lo so, negli ultimi adesso anni no. Una schifezza. Vabbè. Quindi sì, dici poca cura? Beh, può essere, secondo me sì. Poca attenzione. Tanto è cambiato nel mondo delle televisioni, non so se dipende da quello, tra quello che era il digitale, analogico, tutte queste robe qua. Adesso prepariamoci anche al nuovo cambiamento tra un anno o due, quando sarà, insomma. Quindi può darsi che ci sia proprio nel trasmettere, insomma, quella roba lì, sì. Chissà da dove arriva, come parte. Sì, sì. Non lo so, a volte penso sì che forse dipende da questo, che non c'è più un'unica sede che butta fuori tutto, tutte queste robe frastagliate, ognuno la butta col suo audio, poi quando certo. metti insieme hai un putpurri, insomma, d'audio. Non lo so, vabbè, chi se ne frega. Andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo a questo punto di là. Sì, guarda, prima di andare, no, io voglio, perché poi sai che non ho filtri, noi stavamo un po' chiacchierando durante la pubblicità ancora sulla questione trucco non trucco della Ferragni e non solo. E insomma, stavo ricordando ad Arianna che anche in quel lavoro per me era stato un periodo molto divertente, perché insomma ogni tanto ho raccontato di alcune sfilate milanesi e il mondo del trucco è bello. Io poi lo volevo dire perché appunto avevo scelto di fare questa scuola che è durata 3 anni, quindi non era proprio una roba da 5 minuti o un piccolo corso da un quarto d'ora, quindi era una roba complicata, perché poi il finale non era proprio solo il trucco da sfilata, quando a volte ho raccontato della famosa Naomi che ha preso a capelli ed era una mia collega in triennale, insomma queste robe qua le ho vissute negli anni 90,
ed era divertente, però diciamo che quello era più un tirocinio. Il mio ruolo vero era negli effetti speciali, perché era il mio sogno da bambino. Io volevo lavorare per Dario Argento e volevo fare tutti gli sbudellamenti di sangue, tutti gli squartamenti. Giustamente, appassionato ma di film. Tantissimo, no, davvero. Cioè, io ho scelto, infatti il mio corso non era solo come make-up artist, ma appunto come effetti speciali, quindi era una roba che durava anni. E devo dire che poi purtroppo ho lavorato un po' pochino, perché a parte nel mondo delle pubblicità, dove ne ricordo alcune, ogni tanto le ricordavo, mi viene in mente la sirena dei gioielli Miluna, sì. L'avevamo creata noi, era tutta in lattice, poi insomma altre pubblicità con i marziani a Marsala per il quella pubblicità insomma della cantina del liquore, e una delle fatti, ultime, ma ne avevo fatte tante, ce n'erano, beh, ne abbiamo fatte tante anche in Francia e in Spagna, perché la società per cui io lavoravo lavorava tantissimo con la televisione francese e spagnola. In Italia erano quelle, poi me ne vengono in mente altre. Una delle ultime era quella dei panettoni, che insomma la gente li vede quando noi vediamo la bella pubblicità del panettone che lievita, è di gomma, perché è tutto in lattice, non è quello vero. Ed è stato insomma un periodo molto molto divertente. Il mondo del trucco è bello, ecco perché mi sembrava quella roba lì di andare a vedere una che si fa truccare a 100 euro, ecco, mi si gira lo per stomaco. Per un make-up artist poter truccare Chiara Ferragni può essere già un pochettino più diverso, perché vedere un truccatore che trucca lei, magari so. Sai... si fa la foto col pennellino in mano che dice io sto truccando Chiara Ferragni. Beh, vabbè, quella non si farebbe mettere le mani addosso dalla qualunque, insomma, non credo certo, sia... Certo, però dico, se proprio uno deve... Non so, no, l'ho criticato trucco. Tanto e volevo dare questa giustificazione proprio perché, insomma, è un ambiente che ho frequentato e, insomma, non ne capisco proprio la cosa. C'è un conto è quando tu dici, ok, voglio il mio beauty consulent, pago la consulenza per un trucco personalizzato. Io ricordo di essere stato il primo in Italia ad essere, nella versione maschile, beauty consulent di Givenchy, perché... Mm-hmm. Non c'era, erano quasi tutte donne che facevano sta roba. E in quegli anni io e un mio collega di scuola siamo stati i primi ad essere presi da questa casa pazzesca. Eh sì. L'abbiamo fatto pochi mesi perché era un lavoro veramente allucinante. Quindi dovevi girare l'Italia con questi appuntamenti e insegnare alle donne, e di solito avevano tra i 70 e i 195 anni. Quindi insomma anche lì il trucco è un po' complicato, perché devi fare il conto con quello che... Insomma è più divertente truccare le modelle durante le sfilate che insegnare insomma a truccarsi. Però insomma è una roba importante, perché il trucco è per una donna una cosa importante. E quindi mi sembrava una deficienza quella roba lì. Vabbè, scusate, io ho perso del tempo, adesso dobbiamo correre di là perché c'è l'ultima possibilità. Andiamo. Molto bene, Tre Terni per Te è il contenuto di questo portale, che voi sapete perché è uno di quelli lunghi, ha un costo bassissimo. Se poi sono tre terni, ognuno di questi su una sola ruota, beh, vi serve un minuto. E un minuto sapete che costa davvero poco. Da rete fissa, dai cellulari, l'8934-9494, lo potete frequentare da qualsiasi telefono. Vado dritto e poi sparisco. Napoli, terno col 44, dopo il 4,40 lo dobbiamo usare. Ci parte un euro. State attenti a Palermo, perché la 9,27,63, intanto 27,63 è una somma 90, ma il 9,27,63 è un terno di figura 9, quindi il 90 a Palermo va assolutamente usato, è un terno, mentre l'8 segreto a Cagliari con il 9 interno, tre terni, una ruota, quindi davvero qui con 3 euro tondi, un euro, un euro, un euro, avete giocato. Occhio, perché sono tutti e tre importanti. Per averli, tasto 3 adesso. Say
Vi auguriamo una buona serata e vi aspettiamo domattina come sempre alle 9.50, sempre qui su 7 Gold per un altro appuntamento insieme. Buona serata, buon appetito e buonanotte, ci vediamo domani. Ciao Marco. Grazie, grazie Arianna. Io ricordo, visto che l'abbiamo visto in chiusura nei due minuti e vi vedo ancora all'interno, che quel portale lungo con i tre termini per te è ancora aperto, quindi usatelo e rimanete per l'ascolto dei tre consigli. Grazie ancora, buona serata e a domani. A domani, ciao.